Buongiorno a tutti, oggi parliamo di illuminazione per la propria abitazione. A tal riguardo mi è arrivato un nuovo giochino che praticamente ho trovato interessante perché ha un design diverso. Mentre questo lo si trova ovunque e ha una carcassa in alluminio, questo ho trovato che ha una qualità e un design diverso. Apriamo la confezione e vediamo com'è fatto. Questo diciamo che è un faro di categoria superiore rispetto a quello che abbiamo appena visto. Qua ci sono un po' di librettini illustrativi. Questo è il librettino dove ci indica i vari modelli, quindi 10, 30, 50, 70 e anche 100 watt. Come potete già vedere dall'immagine ha un suo design. Noi oggi andremo a provare, testare e vedere come è fatto il 50 watt. Qua c'è tutto un suo cablaggio. Adesso vediamo intanto cosa c'è dentro la confezione, a parte i libretti. C'è anche un tassello, solo uno. Adesso vedremo perché solamente uno. Di solito sono due. Andiamo a vedere in fondo. No. Ok, a parte l'isolante non c'è nient'altro. Tiriamo fuori il nostro faro e come possiamo vedere il faro è nettamente diverso da quelli che siamo abituati a vedere. Ha praticamente 8 punti luminosi. Questo materiale è plastico e qua c'è la leva per fissarlo. Ok, ho capito, qua c'è un unico bullone per fissarlo praticamente. Adesso apriamo, da fissarlo praticamente così, in pratica. Ok, qui c'è la sua spina, quella è una spina Schuco a due poli, conosciuta soprattutto perché tanti elettrodomestici hanno questo tipo di spina, e qui hanno messo praticamente un interruttore a tenuta stagna per poterlo accendere e spegnere magari e renderlo anche portatile. Lo colleghiamo alla rete e a questo punto lo accendiamo. Ok, fino a qua tutto bene, ma quanto scalda? Perché potenza è uguale a calore. Nei LED chiaramente è molto meno frequente trovare dei LED bollenti se sono progettati bene, però non è detto che comunque tutto questo bel film sia a bassa temperatura. Quindi ora facciamo una cosa, proviamo la temperatura di lavoro di questo faro. Vi posso garantire che è bello luminoso. Ok, adesso facciamo la prova di temperatura. Vediamo se tutto questo cinema aiuta veramente a dissipare il calore. Utilizzando questa che è una termocoppia, quindi un sensore ad alto livello per la misurazione della temperatura, andremo a vedere se effettivamente dopo un quarto d'ora, quindi dopo 15 minuti, che temperatura avremo raggiunto da uno di questi LED a caso. Ok, ho inserito la termocoppia, accendiamo il nostro faro e vediamo dopo un 15 minuti a che temperatura siamo arrivati. La nostra temperatura di partenza sono circa 10,9 gradi. Ok, partiamo. Dopo 15 minuti di utilizzo siamo arrivati a 46,9 gradi. Per un faro di questa potenza è un buon risultato, perché vuol dire che comunque rimane al di sotto dei 50 gradi. Ricordatevi che tutti i fari LED o comunque tutti i LED, se ben progettati, non hanno delle temperature elevate, perché più il LED lavora a una temperatura elevata e meno dura. Ok, la prova di temperatura è stata superata, ora rimane una delle prove, uno dei test più severi, quello dell'acqua. Abbiamo detto prima che è un IP66, quindi può sopportare gli spruzzi d'acqua.
ogni componente, in ogni prodotto, ci sono scritte tutte le varie caratteristiche. IP66 è il dato che determina praticamente la protezione contro le polveri e l'acqua. Il primo numero sarà quello per dedicato alle polveri o tutti i corpi che si possono inserire pericolosamente nel componente. Il secondo dato è praticamente la tenuta stagna. In questo caso 6 sta per chizzi ripetuti d'acqua. Ok, io adesso farò la prova di tenuta, lo inserirò in questo contenitore, accendo il mio faro e poi simulo una tempesta d'acqua. Proprio direttamente sopra. E lui chiaramente non deve andare in cortocircuito e non si deve spegnere. Il nostro faretto è ancora lì che funziona perfettamente. Ora c'è rimasta l'ultimissima prova di tenuta d'acqua, quindi l'interruttore. L'interruttore qui dietro dice che l'IP65 lo protegge dagli schizzi dell'acqua. IP65 vuol dire che è protetto a 360 gradi da schizzi d'acqua. Faccio una zoomata per i più critici, vedete che il faretto è acceso e adesso vado a bagnare il nostro interruttore. Faccio una zoomata sull'interruttore mentre lo bagno, come potete vedere è già bagnato ampiosamente. Se non fosse protetto dall'acqua partirebbe sicuramente un bel cortocircuito e rimarrei al buio. Test terminato. Il faretto direi che è di buona qualità, come possiamo vedere sta sgocciolando acqua perché è tutto bello bagnato. Adesso lo avvicino. Se ti è piaciuto questo video lasciami un like, se vuoi rimanere aggiornato sulle ultime uscite iscriviti al mio canale. Alla prossima, ciao!